benvenuti alla seconda giornata della scuola di formazione politica. Innanzitutto voglio ringraziare tutti gli amici presenti. Abbiamo, come già ricordato, il primo aprile insistito molto e atteso per poter celebrare questa iniziativa in presenza, perché sicuramente da remoto oramai ci siamo tutti abituati a lavorare facilmente, però una scuola di formazione politica secondo me ha anche la necessità di un momento di incontro diretto tra le persone, quindi abbiamo aspettato il primo aprile per tenere queste lezioni. La scorsa volta abbiamo iniziato con una lezione che era una lezione più di carattere politico, abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere con noi Giorgia Meloni ma anche i rappresentanti del gruppo europeo dei conservatori. Oggi, la seconda lezione, entriamo nel merito delle questioni. Entriamo nel merito delle questioni e lo facciamo parlando di agricoltura, un tema che è fondamentale ed importante in generale, lo è in modo ancor più particolare per la nostra regione, lo è ancora più, consentitemi questo riferimento, salutando, inizio con i saluti, i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, Coldiretti, Copagri, Confagricoltura, che ringrazio molto, i vertici sono presenti qui. E non è un caso che si parli di agricoltura con tanti giovani in una scuola di formazione politica, perché penso che questo tema sia un tema assolutamente strettamente connesso e collegato anche alle prospettive e al futuro della nostra agricoltura. In Puglia, ma noi non siamo qui per fare polemiche, lo sarebbe ancora di più perché se penso al PSR e penso alle misure per i giovani agricoltori, sinceramente partiremmo malissimo, ma diciamo andiamo avanti perché è meglio parlare delle prospettive e parlare in modo propositivo delle questioni. Però sicuramente questo tema è un tema molto importante, lo affrontiamo con la presenza, e li ringrazio, del gruppo regionale di Fratelli d'Italia, li vedo presenti, li ringrazio uno a uno senza citarli, saluto il presidente del gruppo Ignazio Zullo ma anche gli altri colleghi che vedo qui presenti e vi ringrazio tutti. Saluto chiaramente Marcello Gemmato, questa iniziativa della scuola l'abbiamo voluta realizzare in collaborazione con il partito, il gruppo dei conservatori, il partito di Fratelli d'Italia che è membro autorevolissimo del gruppo dei conservatori e che esprime la copresidenza del gruppo con la mia persona, ma soprattutto la presidenza del partito a livello europeo con Giorgia Meloni, e abbiamo anche la collaborazione di Gioventù Nazionale, abbiamo su questo Andrea Piepoli, non lo vedo ma penso che arriverà, o comunque ci siamo sentiti e raccordati in questi giorni, responsabile regionale, e vedo Fabrizio Tatarella, rappresentanza della Fondazione Tatarella, che collabora e coadiuva con noi i lavori di questa scuola di formazione. Oggi, come dicevo, parliamo di agricoltura, lo facciamo avendo individuato degli interlocutori con i quali poter parlare dal punto di vista tecnico. Una scuola per impostazione di formazione non deve vedere prevalere le logiche delle appartenenze, però deve anche far comprendere le differenze di posizione laddove ci sono rispetto alle grandi questioni e ai grandi temi. E quando noi affrontiamo il tema dell'agricoltura, affrontiamo un tema particolare. Vorrei in questa rapida introduzione fare qualche esempio con il quale affiancarci al dibattito. Per esempio, al di là della dimensione importantissima nel bilancio europeo dell'agricoltura e al di là della rilevanza per quanto ci riguarda come paese, come sistema paese, non solo come territorio regionale, come Regione Puglia, della valenza e dell'importanza dell'agricoltura, noi ci troviamo in un contesto nel quale partirà la nuova politica agricola comune, primo punto di domanda, di riflessione, programmata prima di eventi drammatici, in modo particolare la guerra. Abbiamo dei temi anche di carattere regionale, locale, il tema del PSR, del piano di sviluppo rurale, che tanti guai ha prodotto a questa regione in termini di utilizzo delle risorse, lo sappiamo bene io e Paolo De Castro che, voglio sottolineare, con spirito di responsabilità abbiamo lavorato non nel far sì che la Regione Puglia perdesse queste risorse per polemica politica, ma abbiamo fatto prevalere il senso di responsabilità, abbiamo lavorato perché nonostante i gravi errori la Regione Puglia non perdesse queste risorse ottenendo diverse deroghe a livello europeo. E
Altra questione molto importante che si inserisce in questo contesto appunto è lo scenario nuovo, che è quello della guerra, che ci sta ponendo di fronte a tantissimi problemi. Il primo problema è quello dell'autonomia, dell'approvvigionamento, ci troviamo di fronte a questioni rilevantissime e abbiamo contestualmente a questo anche delle strategie europee che sono state messe in campo nei mesi, negli anni scorsi, alcune delle quali vedono il nostro gruppo a livello europeo, il nostro partito anche a livello nazionale, molto critici, penso al Farm to Fork, ne parleremo nel dettaglio, che oggi assumono un rilievo, un peso ed esprimono delle perplessità ancora maggiori alla luce delle conseguenze che sono venute fuori dalla guerra. La Commissione europea ha iniziato a compiere delle scelte e un primo pacchetto di interventi in questa direzione, importante come segnale, non sufficiente sicuramente, mettendo in campo un sistema di moltiplicazione delle risorse che potrebbe renderlo più consistente, però sicuramente non è in grado di affrontare la questione così come nella sua entità a livello generale. Questo, faccio solo questa piccola parentesi, ci pone di fronte ad una questione che è quella dell'atteggiamento complessivo sulla vicenda della guerra, chiaro per quanto ci riguarda, senza dubbi e perplessità rispetto alla condanna senza se e senza ma di quanto sta accadendo con l'invasione di uno Stato libero e autonomo da parte della Russia. Ma per proseguire, noi siamo di questo avviso, sulla strategia, e l'agricoltura è un pezzo importante di questo ragionamento, delle cosiddette sanzioni, abbiamo bisogno contemporaneamente, per noi un punto fermo, di mettere in campo un sistema di aiuti che sia nelle condizioni di evitare che magari nell'opinione pubblica europea, occidentale e italiana possa crescere una considerazione critica che è quella che le sanzioni producono delle controsanzioni, delle conseguenze che magari danno dei problemi seri. E parlando dell'agricoltura, il tema dell'export è sicuramente una delle questioni principali, i numeri saranno sviluppati molto meglio di me da coloro i quali interverranno. E salutandolo darei la parola al commissario europeo Wojciechowski. Prego. Oggi affronterà a questa scuola il tema dell'agricoltura e dello sviluppo rurale. La vostra iniziativa, organizzata in Italia, in una città così importante del sud Italia come Bari, sta avendo davvero un grande successo con oltre 400 persone partecipanti, in particolare molti giovani. Tutto questo dimostra un grande interesse per le questioni europee e il loro impatto quotidiano sul territorio locale. L'aggressione della Russia e la guerra in Ucraina ci ricordano l'importanza della sicurezza alimentare per tutti noi e in ogni momento. Con questo obiettivo in mente, la Commissione ha recentemente adottato una comunicazione sulla salvaguardia della sicurezza alimentare e il rafforzamento della resilienza dei sistemi alimentari. Questa comunicazione stabilisce azioni in tre aree principali. In primo luogo, presenta le nostre azioni immediate per salvaguardare la sicurezza alimentare in Ucraina e nel mondo. Noi resteremo a fianco del popolo ucraino e degli agricoltori dell'Ucraina. La Commissione sta lavorando per assicurare che gli agricoltori ucraini abbiano accesso a mezzi di produzione come sementi e fertilizzanti, nonché alle strutture di trasporto e di stoccaggio. La Commissione ha inoltre mobilitato 93 milioni di euro in finanziamenti umanitari a favore della popolazione dell'Ucraina e della Moldavia e continuerà a lavorare con gli Stati membri e i partner internazionali per proteggere i paesi vulnerabili dalle pressioni sulla disponibilità di cibo e naturalmente sui prezzi. Noi rafforzeremo la nostra assistenza umanitaria alle regioni più colpite dalla insicurezza alimentare, particolarmente in Africa, Medio Oriente e nella regione del vicinato europeo. E assisteremo tutte queste regioni con forniture alimentari e scambi commerciali. La seconda questione affrontata nella nostra comunicazione è quella di garantire la stabilità del sistema alimentare dell'UE.
Abbiamo pertanto definito una serie di misure a breve termine per sostenere i nostri agricoltori e mantenere l'accessibilità economica per i nostri cittadini. Tali misure includono un sostegno eccezionale di 500 milioni di euro dalla riserva di crisi, l'ampliamento delle possibilità di aiuti statali e di aiuti all'ammasso privato, nonché l'aumento della superficie dei terreni produttivi. Dobbiamo agire con queste misure ora, per garantire un approvvigionamento alimentare stabile nei prossimi mesi. Infine, la comunicazione conferma il nostro obiettivo di rendere il nostro sistema alimentare più sostenibile e resiliente. Ancora una volta vorrei ringraziare l'onorevole Fitto per aver organizzato questo evento, naturalmente gli altri relatori e soprattutto tutti voi. Vi auguro il meglio per la lezione di oggi e per tutto il percorso formativo. Grazie. Grazie al commissario europeo, lo voglio ringraziare in modo particolare perché era in un giro in Polonia e quindi non era semplice, ma ha trovato modo, tempo e spazio di fare questo collegamento, lo voglio ringraziare in modo particolare. Grazie onorevole Fitto per l'invito e un saluto anche a tutti gli amici in platea, molti di loro sono addetti ai lavori e collaboriamo molto con loro anche a Bruxelles. Ora mi scuso di nuovo perché avevo prenotato il volo per Bari, ma è stato proprio annullato ieri mattina da Ryanair. Comunque cercheremo con i mezzi tecnici di fare una presentazione di circa 10-15 minuti. Nella mia presentazione tratterò il tema nei tre regolamenti della PAC 2023-2027 e come poi questi sono stati declinati nel piano strategico nazionale, punto importante del dibattito odierno, visto che recentemente abbiamo ricevuto le osservazioni della Commissione europea sulla prima redazione del piano strategico nazionale. Intanto volevo sottolineare un fatto, che questa politica agricola comune 2023-2027 è il frutto di un negoziato durato quasi 4 anni. Ci sono volute 2 legislature del Parlamento europeo e gli onorevoli presenti ben conoscono questo tema, ovvero 2 legislature del Parparlamento europeo e oltre 7 presidenze del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. Quindi un lavoro lungo ed estenuante durato 4 anni che ha portato poi nel dicembre 2021 alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei 3 regolamenti principali della PAC, il regolamento 2115, il più importante, quello relativo al piano strategico nazionale che illustrerò a breve, e anche i regolamenti 2116 del 2021 sul finanziamento, monitoraggio e gestione della PAC, e infine il 2117, il regolamento che ha modificato le norme dell'organizzazione comune di mercato contenute nell'attuale 1308 del 2013. La nuova PAC. La nuova PAC praticamente deve rispondere a 3 obiettivi generali e 9 obiettivi specifici. Vorrei entrare nel dettaglio nelle risorse finanziarie, perché sebbene questa PAC che partirà dal 1 gennaio 2023 è molto ambiziosa e potrà coprire una serie di interventi maggiori e molteplici rispetto al passato, comunque ha delle risorse finanziarie limitate, sebbene ancora consistenti. Grazie al dottor Tropea, al quale poi chiederemo le slides che forniremo a tutti i partecipanti alla scuola, perché penso che al di là dell'illustrazione sarà importante anche per loro avere come disponibilità le slides per avere appunto una possibilità di una consultazione, di una verifica costante. Ora io chiederei a Paolo De Castro e a Luca De Carlo di salire qui con me.
E dovremmo avere collegato l'amico e collega Salvatore De Meo del gruppo dei Popolari, Partito Popolare Europeo, Forza Italia, un collega impegnato. Ciao. Mi vediate e mi ascoltiate. Sì, sì. Sì, sì, tutto bene, ti sentiamo e ti vediamo bene, grazie. Grazie per la tua disponibilità. Salvatore, un altro collega è impegnato in Commissione Agricoltura, peraltro segue in modo diretto alcuni dossier importanti, penso a quello sulla promozione dei prodotti agricoli, e comunque è persona competente, presente, e che a me ha fatto molto piacere inserire all'interno di questo nostro dibattito per avere anche la voce di questa forza politica, perché come dicevo, lo dico anche per Salvatore che si è collegato da poco, e questo incontro di oggi, avendo avuto la presenza del commissario europeo, di un funzionario della rappresentanza e dei colleghi dei diversi gruppi, ha l'obiettivo appunto di sviluppare una discussione a 360 gradi, sia dal punto di vista metodologico che del merito delle questioni, anche con un coinvolgimento diretto delle diverse forze politiche. Io ti ringrazio e ti do la parola. Grazie Raffaele, presenti, che ho visto in uno scorcio numerosissimi, e questo mi spiace non poter così sentire il calore dell'aula e della sala, che in questo periodo potrebbe essere un motivo valido per recuperare entusiasmo e ripartire. Saluto gli altri relatori, in modo particolare Paolo, che immagino abbia già presentato una serie di elementi, ho ascoltato solo gli ultimi frammenti del suo discorso. Non vorrei, e spero di non ripetere su alcuni aspetti, ma alcuni miei collaboratori mi hanno un po' raccontato la prima parte a cui non ho potuto prendere ovviamente parte io personalmente. Io, lo dicevi tu Raffaele, sono stato recentemente indicato dal mio gruppo politico come relatore per la modifica alla proposta del regolamento sulla promozione dell'agroalimentare. Paolo, che è lì presente con voi, seguirà invece un altro file molto importante per quanto riguarda sempre la modifica del regolamento sull'indicazione geografica. Io credo che l'Italia in questo momento, con la nostra nomina, stia svolgendo il ruolo che le appartiene, un ruolo leader, che ci ha visto anche, soprattutto Paolo, nella definizione della politica agricola comune 2021-2027, essere determinante e portare il nostro contributo perché l'agricoltura venga formalmente e sostanzialmente riconosciuta come valore strategico della nostra economia. Adesso dovrebbe essere collegata con noi la collega Veronica Vrecionova, che è coordinatrice del gruppo ECR in Commissione Agricoltura, vicepresidente del nostro gruppo. Penso che sia molto importante il suo contributo, perché può illustrare non solo la posizione del nostro gruppo su alcune questioni, si è citato in più circostanze il tema della strategia Farm to Fork, per esempio, dove il nostro gruppo ha avuto una posizione abbastanza critica, che è uno dei temi che abbiamo ascoltato anche nella relazione illustrativa. E poi comunque Veronica è una collega che in Commissione Agricoltura ha sempre svolto una funzione, un ruolo importante, è stata relatrice e relatrice ombra di provvedimenti importanti, è della Repubblica Ceca, un paese che è molto più a stretto contatto e più vicino purtroppo al teatro di guerra che noi conosciamo, e fa parte di un partito nostro alleato all'interno del nostro gruppo dell'ECR. Un partito che recentemente ha vinto le elezioni e quindi esprime, e di questo noi siamo contenti e esprimiamo anche noi grande soddisfazione, il primo ministro della Repubblica Ceca, che appunto è del partito DS, del quale Veronica è membro autorevole. La ringrazio molto per la sua disponibilità e le do la parola per il suo intervento. Grazie Veronica. Thank you very much, Raphael. Dear colleagues, ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank the organizers, especially my colleague. Vorrei ringraziare gli organizzatori, in particolare il mio collega e il presidente, onorevole Raffaele Fitto, per avermi invitato a questa conferenza. Vorrei parlare di alcuni temi che agricoltori e consumatori si trovano ad affrontare oggi. Soprattutto cercherò di parlare di questi temi considerando il punto
punto di vista del gruppo ECR che rappresento. Come coordinatrice del gruppo ECR nella Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, il mio compito è proprio quello di coordinare le posizioni dei membri ECR all'interno di questo gruppo. Certo, a volte le nostre posizioni differiscono a seconda dei nostri interessi nazionali, ma in generale per i temi chiave sono molto vicine. E tale vicinanza, la vicinanza delle nostre posizioni, è stata anche molto visibile nella nostra reazione all'invasione russa in Ucraina. Era più che chiaro che questo atto barbarico da parte di Vladimir Putin non potesse essere accettato, non può essere accettato né approvato e deve essere fermato. Ho iniziato con l'Ucraina perché questa aggressione avrà enormi conseguenze sul commercio internazionale di prodotti agricoli, in particolare cibo e mangimi. La Commissione europea stima che l'Ucraina sarà in grado di raccogliere solo tra il 50-70% della sua produzione standard. Ma non è il raccolto il problema principale. Il trasporto di questa produzione sarà la vera sfida, già che la Russia ha distrutto molte infrastrutture di esportazione sulla costa del Mar Nero. Abbiamo molto lavoro davanti a noi. E vorrei pertanto ringraziare i miei colleghi del Partito Fratelli d'Italia per l'eccellente lavoro che svolgono, non solo nella Commissione Agricoltura, ma nel Parlamento europeo in generale. Grazie, grazie mille. Grazie Veronica. Congratulazioni e buona. Grazie a te Veronica, grazie per il tuo contributo, per la tua disponibilità e per la collaborazione. Adesso passerei la parola a Paolo De Castro, mi sembra che gli spunti siano emersi in modo chiaro da tutti gli interventi, e ci troviamo di fronte a passaggi molto molto importanti e rilevanti per il futuro dell'agricoltura, tanto a livello locale quanto nazionale rispetto alle scelte del livello europeo. E tutti i dati, gli indicatori economici, i tentativi che si stavano sviluppando in termini di ripresa oggi purtroppo si scontrano con la questione collegata alla guerra. C'è il tema che abbiamo toccato prima, anche collegato alle strategie che sono state citate, alcune delle quali, su alcune delle quali, come è noto, ci sono dei gruppi politici che hanno delle posizioni fortemente critiche, ci sono delle questioni da affrontare sulle quali si è iniziato, come ha detto il commissario, a fare un passo in avanti con una prima scelta sul terreno degli aiuti, ma abbiamo però bisogno di lavorare molto, e lo spirito che al di là di alcune differenze poi ha sempre accomunato la delegazione di parlamentari europei italiani, io questo lo voglio anche sottolineare, è sempre stato comunque uno spirito di interesse nazionale, lo abbiamo visto su diverse questioni, penso all'ultima battaglia che abbiamo fatto insieme sul cosiddetto abuso del vino, che sembrava una cosa assurda e che rischiava di mettere in discussione una delle eccellenze del nostro paese, eppure lì ci siamo stretti, abbiamo fatto un lavoro insieme molto positivo, ha fermato questo rischio. Abbiamo citato prima i problemi anche di carattere locale, penso al tema del PSR in Puglia, abbiamo su quello anche svolto, il commissario europeo è stato un interlocutore molto attento e disponibile, un lavoro comune, quindi a me fa molto piacere avere con noi oggi Paolo De Castro, e con il quale appunto lavoriamo al di là delle posizioni politiche con stima e con amicizia insieme. Lo ringrazio per questa sua presenza e gli do la parola. Ma grazie. Grazie Raffaele, grazie e naturalmente complimenti anche per il successo di questa iniziativa della scuola che vede tanti giovani presenti e un interesse così importante su un tema che ci accomuna, come dicevi tu, che non ci sono grandi differenze di gruppi in Europa, più che altro le differenze sono più geografiche che politiche, quindi quando andiamo a votare poi sono in discussione gli interessi nazionali, direi che la stragrande maggioranza delle volte si vota assieme. Se andate a divertirvi a vedere come votano gli italiani a Bruxelles nelle commissioni, vedrete che in realtà c'è una coincidenza che supera l'80%, quasi imbarazzante in Italia, diciamo. Però oltre questo c'è anche una comunanza di vedute, tante volte l'ha citato lui anche prima in conferenza stampa, noi abbiamo lavorato
spesso assieme nell'interesse anche della nostra regione, al di là delle divisioni e dei punti di vista politici, con la speranza e l'ambizione di dare una mano, insomma, sia nel cercare di evitare di perdere risorse europee, sia anche quella di cercare di venire incontro a situazioni un po' complicate come quella che ahimè ancora stiamo vivendo, che riguarda il Salento e la Xylella e il dramma che ha colpito questa nostra regione, così tanto sottovalutato, diciamo, all'inizio, ecco, oggi meno, ma continua ancora oggi a essere guardato come se fosse, non si è risolto niente ancora, ecco, vorrei essere chiaro così, prima battuta, cioè, il problema è come prima. Detto ciò, parliamo di Europa, parliamo di PAC, avete sentito anche dall'ottimo intervento di Tropea, faticoso, i numeri sono quelli, però vi dà un'idea di quanto è importante questa politica. Politica che tra l'altro fa 60 anni, perché stiamo per festeggiare, volevamo, adesso non lo so, forse la rimandiamo, però c'era questa idea di fare un'iniziativa al Parlamento europeo per i 60 anni della PAC. Lo ricordava bene anche la nostra collega vicepresidente croata, no, non è croata, è ceca. Perché la PAC è iniziata nel dopoguerra proprio per cercare di rimettere in piedi un sistema agricolo che usciva dalla guerra con problemi non solo di organizzazione e di struttura, ma anche con problemi gravi di produzione. C'era la fame, c'era il piano Marshall, c'era una situazione che richiedeva un impegno forte degli agricoltori europei, e la PAC è stata quindi una delle prime, se non la prima politica europea che ha unito milioni di agricoltori, che si è strutturata proprio con l'obiettivo di spingere gli agricoltori a organizzarsi, a produrre di più, a innovare, a introdurre innovazione e tecnologia. Ed è stato proprio il successo di questa politica che negli anni Ottanta ha portato addirittura a un eccesso di produzione, no? Ricordate quando c'erano quelle montagne di burro, di latte, di agrumi nel sud, quando c'erano i trattori dell'AIMA, allora si chiamava, che andavano distrutta questa produzione, perché la politica dei prezzi aveva spinto in maniera violenta la produzione, tanto che questa produzione non trovava sbocco sul mercato. Da lì poi sono nate tutte le politiche di contenimento della produzione, la politica è diventata una politica dei redditi, non dei prezzi, quindi si sostengono i redditi degli agricoltori e non si interviene sul mercato attraverso la definizione di prezzi, diciamo, decisi dalla Commissione. Quindi una politica che è cambiata in questi 60 anni, ha avuto tante riforme, l'ultima, quella che appunto vedrà la luce dal 1 gennaio 2023, una politica agricola che ha cercato di trovare un equilibrio, naturalmente, come è stato ricordato anche prima dallo stesso nostro commissario Wojciechowski, una politica che era nata con un obiettivo e una spinta molto diversa nella precedente legislatura, era commissario Phil Hogan, erano condizioni diverse, non c'era ancora la von der Leyen e soprattutto non c'era il Green Deal, non c'era questa spinta forte verso una direzione ambientale che ha caratterizzato i primi anni della politica della nuova commissione di Ursula von der Leyen e del nuovo commissario Wojciechowski. Poi c'è la guerra, poi è arrivata la guerra, è cambiato tutto, è cambiato la percezione della sicurezza alimentare, no? Perché tutti quanti ci siamo resi conto tutta una volta, beh, caspita, qua dobbiamo stare attenti, la produzione agricola è importante, non è che possiamo rischiare di rimanere senza cibo, no? E quindi la sicurezza alimentare è ritornata al centro dei dibattiti, è ritornata tutta una volta, si parla di autosufficienza, si parla di attenzione dell'Europa all'eccesso delle importazioni. Sia chiaro, qui siamo in una scuola, lo voglio precisare, Raffaele, l'Europa è una potenza agricola alimentare, questo non lo dimentichiamo, perché alle volte la stampa fa un po' di semplificazione, mette insieme i problemi della politica energetica, dove il caso di dire stiamo davvero alla canna del gas, e rispetto a una politica agroalimentare dove l'Europa è il primo esportatore al mondo. Questo non ce lo dimentichiamo, fa 200 miliardi, nel 2021 abbiamo superato i 200 miliardi di euro di export, l'Europa. Ecco, tenete conto di che cosa significa, gli Stati Uniti, che uno può pensare, gli Stati Uniti, no? Sono loro la potenza, gli Stati Uniti non arrivano a 130 miliardi. La nostra bilancia commerciale europea è attiva per oltre 60 miliardi all'anno. Cioè quello che esportiamo e quello che importiamo, il saldo è positivo per l'Europa per 60 miliardi nel 2021 ed è in costante crescita. Quindi abbiamo un problema, perché essendo così
forti esportatori, evidentemente importiamo anche, perché non abbiamo le materie prime sufficienti per far tutto. Pensate al caso italiano, quando parliamo di pasta, grano duro, è come pensiamo di diventare autosufficienti? Noi esportiamo, solo noi italiani esportiamo 2 miliardi e mezzo di euro di pasta, oltre quella che ci mangiamo, perché siamo i più grandi consumatori di pasta al mondo, 25 kg pro capite. È evidente che non riusciamo a essere autosufficienti, no? Perché abbiamo quel volume di esportazione, e così è l'Europa. Quindi è evidente che questo tema dell'autosufficienza è un tema importante, soprattutto perché per alcune produzioni l'Europa è deficitaria. Pensate per esempio alle proteine vegetali, noi siamo drammaticamente deficitari nelle proteine vegetali, importiamo l'80% della soia che abbiamo bisogno per i nostri allevamenti, 80%, quindi siamo fortemente, fortunatamente la importiamo però dalle Americhe, quindi oggi non c'è un problema con la soia. Abbiamo un problema però con i semi di girasole. Perché i semi di girasole sono diventati così importanti, l'olio di girasole? Perché negli ultimi anni molta parte dell'industria alimentare europea ha sostituito l'olio di palma con l'olio di semi di girasole nelle trasformazioni industriali. Ma non è che l'abbiamo sostituito perché l'olio di palma faccia male, chiariamo anche questo. L'olio di palma l'abbiamo sostituito perché c'è il rischio che quell'olio di palma venga prodotto, soprattutto nel sud-est asiatico, tagliando le foreste, no? Disboscando. Allora la preoccupazione di questo rischio di disboscamento ha portato l'industria addirittura a certificarsi non contiene olio di palma, e naturalmente l'abbiamo sostituito con l'olio di semi di girasole, che viene quasi tutto dall'Ucraina, oltre il 40% è olio proveniente da campi di girasole ucraini. E quindi oggi c'è questo problema di sostituzione, come c'è un problema di sostituzione col mais, 13%, però non è che siamo come siamo messi male col gas, no? Basta questa superficie ecologica che oggi, come diceva il commissario, questo mini pacchetto Ucraina che abbiamo introdotto, che tra l'altro liberalizza questa superficie che era messa a riposo, anche qui però fatemelo dire, non è che l'Europa è pazza, messa a riposo, cioè ci sono delle ragioni concrete che hanno spinto a fare queste scelte. I corridoi ecologici servono per far riprodurre la fauna selvatica. Bene la sospensione, abbiamo tutti votato a favore della sospensione di quest'obbligo di messa a riposo permanente, però la speranza è che le condizioni poi ci consentano di ritornare su queste scelte, perché non è che si sono arrestati i problemi ambientali, che non dobbiamo più combattere il cambiamento climatico, che i problemi, diciamo, posti anche da una scelta coraggiosa europea del Green Deal sono improvvisamente scomparsi. Diciamo che c'è un problema emergente forte, che generato da questa drammatica situazione dell'invasione della Russia in Ucraina, che ci porta a guardare alla sicurezza alimentare con una maggiore attenzione, e quindi abbiamo posto delle correzioni di rotta o delle decelerazioni, se volete. Il farm to fork ancora non si è tradotto in norma. Io sono stato, per come fortuna, Raffaele, critico nel farm to fork. Abbiamo corretto, il nostro collega Herbert Dorfman, che è del gruppo del PPE, ha corretto con l'appoggio dei principali gruppi della Commissione Agricoltura l'impostazione a nostro avviso eccessiva della Commissione. E l'abbiamo votato e l'abbiamo approvato, quella correzione di rotta, per cui ci aspettiamo dalla Commissione atti esecutivi conseguenti. E devo dire che già ci sono in parte, perché se abbiamo rinviato la direttiva fitofarmaci, che era in attesa, è frutto di questa nuova, diciamo così, visione politica più prudente rispetto al tema ambientale. Così come abbiamo in parte corretto la stessa PAC, perché la superficie ecologica, le EFA era un obbligo per gli agricoltori, oggi non sono più un obbligo, l'abbiamo fatto per un anno, forse lo faremo per due, non lo so, però queste correzioni di rotta le abbiamo fatte e le stiamo facendo. Però ricordiamoci sempre che il problema drammatico oggi sono i costi, i prezzi, non le quantità per noi, attenzione a distinguere l'Europa dai paesi poveri, dall'Africa e dal Nord Africa in particolare, che a noi ci deve preoccupare molto perché ce l'abbiamo lì di fronte. Guardate che a Tunisi in questi giorni fanno la fila per comprare il pane, fila di centinaia di metri di persone per comprare, perché lì c'è un problema anche di disponibilità, non solo di prezzo, perché sono intervenuti i governi, è intervenuto il governo egiziano per comprare grano dall'India, hanno fatto degli accordi, il problema è che non c'è.
perché in quei paesi l'importazione del grano ucraino e russo rappresenta il 70-80%, quindi c'è un problema di disponibilità, ecco la differenza. Mentre per noi è un problema di prezzo drammatico, perché i nostri allevatori stanno pagando i mangimi molto più cari, quindi pagano l'energia e i mangimi, e quindi non c'è dubbio che purtroppo stiamo assistendo a queste macellazioni che sono aumentate, perché gli allevatori non ce la fanno e portano gli animali al macello. È un discorso legato moltissimo al tema dell'energia, che è un tema, non è facile, anzi io sono tra quelli più preoccupati, diciamo, all'interno anche del mio gruppo, perché vedo con molta semplicità questo approccio. Vabbè, lo troviamo la sostituzione. 29 miliardi di metri cubi di gas russo non li sostituiamo riducendo la temperatura no, lo dico perché non lo dico io, lo dicono gli studiosi. Ho sentito spesso questi giorni, è diventato famoso un mio caro amico e collega Davide Tabarelli, che presiede Nomisma Energia, il centro studi di cui io faccio parte. Ebbene, lui calcola che dal risparmio per il riscaldamento o il raffreddamento nelle case noi potremmo arrivare a 2-3 miliardi di metri cubi. Possiamo aumentare, lo sta facendo benissimo il governo Draghi con l'aumento delle importazioni dall'Algeria, eccetera, ma parliamo di altri 10-12 miliardi di metri cubi, e lì ne importiamo 29, quindi io un po' di paura ce l'ho. Naturalmente questo non significa che non dobbiamo compattamente guardare alle misure per cercare di mettere in difficoltà questa drammatica aggressione della Russia, e quindi nessun dubbio su questo, però cerchiamo di guardare bene alle conseguenze per prepararci, per trovare i modi con cui ci possiamo preparare. Ecco, la finisco qui, ma per dirvi, insomma, l'agricoltura sta vivendo un momento di grande difficoltà. Adesso abbiamo questi 150 milioni per l'Italia, di questo 1,5 miliardi, che possiamo dare subito ai nostri allevatori. Tra l'altro li dobbiamo dare subito, guardo le organizzazioni, cioè entro settembre-ottobre, dato che ci stiamo tutti lamentando, giustamente voi vi lamentate, ma sono briciole. Però intanto queste briciole vanno date subito, quindi scegliamo come darle. Io ho lanciato lì a Patuanelli, dico, un premio accoppiato per la zootecnia, perché quelli che stanno soffrendo di più sono loro. Gli diamo subito, aumentiamo il premio accoppiato e già diamo un piccolo respiro a chi in questo momento sta soffrendo di più. Poi vediamo con gli aiuti di Stato che ci sono stati autorizzati come trovare altre risorse nazionali per poter andare incontro ancora di più verso gli agricoltori. Però lo spazio, diciamo, di intervento incominciamo a mettere in campo subito con queste misure, e poi lavoriamo ovviamente nella speranza che questa drammatica situazione finisca, perché è chiaro che se immaginiamo che la guerra vada avanti per moltissimo tempo, i problemi andranno affrontati in maniera forse più strutturale. Grazie. Grazie Paolo. Voi sapete che in Europa, lo dico in presenza del collega De Castro, che diciamo anche lui ha svolto un'azione molto importante dall'interno in questo senso, avevamo e abbiamo in questa legislatura una strategia sul cosiddetto Green Deal articolata su più fronti, che ha visto, io dico, anche una esondazione delle competenze di qualche commissario, cioè del vicepresidente Timmermans, che utilizzando questa impostazione ha messo in campo un'idea che, per esempio, sul farm to fork ha visto delle invasioni di campo e di competenza anche rispetto al tema specifico dell'agricoltura. Ecco, su questo noi abbiamo avuto una posizione molto netta, e diversi colleghi, lo citava Salvatore adesso, ma anche lo stesso Paolo, devo riconoscergli che pur nella difficoltà dell'appartenenza anche allo stesso gruppo politico, ma lui giustamente all'inizio ha indicato una linea di demarcazione che spesso incrociamo in Europa, che non è tanto quella politica ma è quella geografica, perché ci sono alcuni paesi che hanno una visione molto diversa dalla nostra, e quindi questo fantasma di Timmermans evocato mi consente di dare la parola e anche un po' un assist forse a Luca De Carlo. Il senatore Luca De Carlo è il responsabile nazionale di Fratelli d'Italia. Io lo ringrazio per la sua presenza, ci ho tenuto molto a che lui stesse qui. Nelle nostre riunioni, che sono nelle nostre lezioni nella scuola, che sono e saranno occasione di confronto a 360 gradi con tutte le posizioni politiche, perché è corretto mettere in campo delle discussioni sentendo il parere di tutti. È chiaro però che
noi poi inseriamo sempre e comunque la posizione di Fratelli d'Italia. Accennavo prima nel mio intervento introduttivo che siamo ad una settimana da un evento molto importante, cioè la conferenza programmatica che il 29, 30 aprile e 1 maggio si terrà a Milano, un'occasione molto importante dove noi presenteremo, oggi Giorgia Meloni ha presentato gli elementi essenziali di questa conferenza, sarà un momento importante di allargamento al confronto, di partecipazione, ma soprattutto di proposte serie e concrete. Lo diciamo anche in conferenza stampa, noi abbiamo sempre e comunque caratterizzato il nostro impegno puntando ai contenuti e mettendo in campo delle proposte. Ecco, oggi parliamo di agricoltura ed era doveroso e per me anche un grande piacere dare la parola a Luca De Carlo. Beh, grazie. Grazie dell'invito, sono venuto assolutamente volentieri, insomma, non solo per parlare di agricoltura ma anche per stare in un contesto come questo che dà la possibilità alla nostra classe dirigente e a chi vuole affacciarsi alla politica di farsi un'idea oggettiva delle, non solo delle posizioni in campo ma anche di cosa si parla in concreto, ed è per questo che apprezzo il fatto che tu, Raffaele, abbia chiamato comunque esponenti autorevolissimi come De Castro, che non solo hanno una loro posizione ma rappresentano anche una memoria storica e quindi anche di conoscenza che va messa a disposizione della classe dirigente di qualsiasi forza politica che vuole poi candidarsi o già lo fa ad amministrare qualsiasi contesto, dal comunale, provinciale, regionale, nazionale, ma che lo deve fare con la più ampia, con la cassetta degli attrezzi miglior fornita proprio per affrontare tanti temi. Qui partiamo subito dalla Giornata Mondiale della Terra, per dire che non c'è terra se non ci sono gli agricoltori. Adesso sfatiamo subito la prima delle grandi contraddizioni o delle grandi contrapposizioni che il fantasma che voi avete citato prima evoca, e cioè quella che ci sia un'agricoltura contro l'ambiente. A me non risulta. A me risulta che ci sia un'agricoltura che da anni preserva questo ambiente. Che poi qualcuno voglia far credere che l'ambiente, se non ci fosse l'agricoltura, l'ambiente tornerebbe ad essere quello di una volta, beh, intanto vi racconta una sonora bugia. Perché voi guardate, io vengo da un'area, il Bellunese, dove ho visto l'agricoltura retrocedere e non ha perso solo un campo su cinque, ne ha persi molto di più, dovuta anche alla difficoltà oggettiva montana di fare agricoltura in un luogo che supera i 600 metri, gli 800 metri, che quindi ha delle rese oggettivamente basse. Voi vi rendete conto che la natura abbandonata segna degrado, non diventa nemmeno apprezzabile alla vista, nemmeno apprezzabile dalla biodiversità, perché non si crea biodiversità, semplicemente è un coacervo di siepi che utili sono a poco. Nemmeno probabilmente all'apicoltura, che dovrebbe essere quella che si riappropria magari prima di certe aree. Bene, l'agricoltura e il nostro ambiente e paesaggio è ciò di più artificiale abbiamo in natura. Ha l'uomo il compito però, ma l'agricoltore lo fa già, di preservare e conservare, quindi conservatori anche qui, conservare quel bene e darlo ai nostri figli nella maniera magari migliore di come l'abbiamo tenuto. E dopo parleremo perché migliore. Però io non conosco un agricoltore che oggi sfrutti la sua terra ben sapendo che domani dovrà coltivarla ancora. Nessuno si priva della possibilità di continuare a coltivare quella terra anche negli anni futuri. E quindi c'è già un equilibrio nell'attività stessa dell'agricoltore, che non va demonizzata. E allora su cosa lavoriamo? Dobbiamo lavorare sì sul fatto che i terreni si possano ampiamente coltivare, perché è vero, i corridoi verdi consentono alla fauna selvatica di vivere, però oggi il primo problema dovrebbe essere contenere la fauna selvatica, perché io in qualsiasi regione visite sono praticamente oberato di persone che mi dicono che è diventato impossibile vivere con la fauna selvatica. E se qualcuno trova paradossalmente carino vedere una mamma cinghiale che allatta i cinghiali in centro a Roma, io lo trovo il fallimento delle politiche ambientali nazionali.
perché quella mamma cinghiale non dovrebbe vivere in centro a Roma, dovrebbe vivere nella sua campagna, e quindi è il fallimento di una politica ambientale. Certo che se invece il messaggio che passa è un'antitesi tra o un contrasto tra la vita urbana e la vita rurale, beh, noi siamo, noi a cui piace la ruralità, siamo destinati a perdere, perché se vince la filosofia del gattino con il vestitino e del lupo buono e non quella della pecora che va tutelata, noi difficilmente riusciremo a tutelare gli agricoltori. Allora quell'Europa che a volte definiamo brutta e cattiva, dobbiamo imparare ad utilizzarla, tra virgolette, per il valore che ha, e cioè per essere quel grande contenitore all'interno del quale gli scambi commerciali ci consentono di essere autonomi rispetto a altre potenze, perché quest'estate non vi sfuggirà, chi l'ha letto, chi è più attento, la Cina si è accaparrata il 64% delle scorte di grano. Allora delle due l'una: o sapeva che il suo amico Putin avrebbe invaso l'Ungheria, l'Ucraina, e vabbè, oppure è una strategia chiara quella di accaparrarsi le commodities, perché poi quando ce n'è poche viene pagato. Cioè non capisco, non riesco a capire perché questo ruolo fondamentale non lo possa fare, non lo possa o non lo debba fare l'Europa. È stato, ritengo, un dibattito molto interessante, e troveremo anche il modo per renderlo in una sintesi che sarà fornita poi ai corsisti. Proseguiremo i nostri incontri con la prossima lezione, parleremo di politica di coesione, tema fondamentale per una regione del Mezzogiorno d'Italia, ci confronteremo con le grandi opportunità che ci sono ma anche con gli strumenti, cercheremo di capire quali sono i ritardi e i problemi tanti del nostro Paese, qual è anche il raccordo e il confronto tra la politica di coesione tradizionale e il Next Generation, le misure straordinarie assunte dopo la crisi del Covid, quanto queste interagiscano con la guerra, e anche lì ci sarà un pezzo di ragionamento che inevitabilmente sfiorerà, toccherà anche l'agricoltura, se è vero come è vero che nella programmazione del 2021-2027 noi abbiamo lì dentro un pezzo importante, appunto, che è quello dell'agricoltura a livello regionale e nazionale. Io ringrazio veramente di cuore tutti coloro i quali sono intervenuti, ringrazio i protagonisti che sono i corsisti, coloro i quali hanno deciso di mettersi in discussione, di partecipare, spero che anche oggi sia stata una lezione interessante, ringrazio molto per la loro presenza i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, perché ci tenevo anche alla loro presenza, perché poi con loro avremo l'occasione anche di interfacciarci anche come partito, lo dico a Marcello Gemmato come coordinatore regionale, ai consiglieri regionali, al gruppo regionale, perché poi insieme lavoreremo anche rispetto alle esigenze e ai problemi della nostra regione. Grazie ancora a tutti e buona serata.